Beh, che altro posso dire di Carmelita? Come potete vedere, il nostro rapporto era complicato. Ed ero appena riuscito a farlo diventare pericoloso. Di certo non mi aspettavo che mi rovinasse la festa. Era così occupata con il suo ultimo caso che non pensavo mi tenesse d'occhio. In effetti, diciamo che ci contavo. Però non avrei mai dovuto sottovalutare l'ispettrice Carmelita Fox. Prendeva seriamente il suo lavoro nella polizia tanto quanto le piaceva divertirsi. E ora avevo un sacco di spiegazioni da darle. Ma il piano era in moto e non c'era modo di fermarlo. Comunque pensavo che mi sarebbe servita la macchina del tempo per ricucire con Carmelita. Prima di partire, avevamo chiesto al nostro amico amante della disco e delle immersioni, Dimitri Lusto, di custodire il Tibius Raccoons. Era rischioso portarlo con noi attraverso le epoche. Era insostituibile, la sola guida che avessimo. Bentley aveva inventato un dispositivo di comunicazione per contattare Dimitri a prescindere da dove o in che epoca ci trovassimo. Era l'ideale per aggiornarci sui cambiamenti del libro, consentendoci al tempo stesso di non ricevere troppe critiche in fatto di moda da parte sua. Stava succedendo tutto molto in fretta. I giorni appena trascorsi erano confusi e mentre percorrevamo il vortice del tempo mi resi conto che avevamo davanti a noi un viaggio molto lungo. Dovevamo trovare Ryoichi Cooper, maestro ninja e maestro in cucina. Secondo la storia del clan Cooper, fu proprio lui il vero inventore del sushi. Dopo aver creato questa deliziosa specialità, aprì un ristorante che ebbe grande successo ed era anche la copertura ideale per un ninja. Arrivati in Giappone percepimmo subito qualcosa di strano. Quello che avrebbe dovuto essere un villaggio tranquillo sembrava più una pattugliatissima base militare. Trovammo il ristorante di sushi di Ryoichi, ma era chiuso e sotto sorveglianza. Le cose peggiorarono quando Bentley scoprì che Ryoichi era stato rinchiuso in una nuova prigione di massima sicurezza, con l'accusa di aver offerto del sushi avariato allo Shogun. Fu un boccone molto amaro da inghiottire. Dovevamo andare a fondo della situazione. E la prima cosa da fare era riuscire a liberare Ryoichi. Ah già, il Ladronet. Vediamo un po'. Parapendio, combo il gomito de e il gomito te a terra. Questo sì. Ma sì, dai, via, va, tanto. Ok. Va bene. Bello però il computer di... Ok, quindi gli oggetti... Ok... Anche i costumi, va bene. Ah, bene, ok. Va bene, andiamo, Sly. Però carino il computer di Bentley, molto carino. Io lo voglio così, lo voglio anche un laptop col carapace come si dice, mi sfugge il termine, però voglio anche il carapace. Puoi usare nella griglia gli oggetti appena comprati nel punto alle 2. Giappone feudale 1603 d.C. Ah, monete, le bottiglie anche, perfetto, dove devo andare? Comunque questo gioco ho visto, non è della Sucker Punch,
è della stessa azienda che si è occupata di fare la versione, la trilogia di Sly Cooper. Però le prenderò più avanti. Ok, Sly, dobbiamo far uscire Ryuichi dalla prigione. Ho già qualche idea, ma sai la procedura. Dovresti andare in ricognizione per me. Vuoi delle foto? Exactement, mon ami. Mi servono immagini dell'ingresso della prigione e dell'armatura da samurai di quelle enormi guardie. Scatta anche qualche fotografia al ristorante di Ryuichi. Potrebbe servirci in futuro. Claro? Sì, ho capito. Ma ti spiacerebbe parlare la mia lingua? Sayonara, Cooper-san! Ma va, non riesco ma va. A credere che siamo riusciti ad andare via da Parigi tutti interi. Guarda, faccio finta di Cooper-san. Sembrano dei colossi. E sono pure orribili. Non era proprio il suo lato migliore. Come? Ah. Strano modo, però va bene. Certo che però Sly impara a nuotare, porca miseria. Ah, ok, qua sopra devo salire. Quel posto non mi piace per niente. Ho il sospetto che dentro sia anche peggio. Come farò a spiegarlo a Carmelita? Viaggiare nel tempo. Non ci crederà mai. Guarda, è l'ultima cosa di cui devi preoccuparti. Piuttosto, prova a inventarti qualche scusa sul Sly, ma non avevi l'amnesia? Sai, col dottor M. Oh, mi hai detto una balla per tutto sto tempo. Eh sì. Per accedere alla cassaforte, sì, come nel 2, ok. Cos'è sto portale? Credo che sia il cancello più grande che abbia mai visto. Il ladro che è in me deve scoprire cosa c'è dentro. La prossima volta che vedo Carmelita, è meglio se prima mi nascondo e poi faccio le domande. Ecco, bravo, bravo, bravo Sly, l'hai capito. Visto? Il ragazzo mi ascolta. Ma dai, ma si hanno usato il culo quello lì, ma dai, ed è una scimmia, come nel 3. Vi ricordate l'episodio in Cina, dove dobbiamo salvare la figlia di Panda King? Ecco, lì ci sono le scimmie scureggioni. Maschera Kabuki. Ok, ora. Adoro il sushi. Sly, c'è del trambusto davanti alla casa delle geishe. Vai a controllare e scatta anche delle foto. Casa delle geishe. Ricordami di regalarti una fotocamera. Mi ricordo il Giappone quando sono andato nel quartiere delle geishe. Ma che sono tutte ste banane? Ah, mi raccomando ragazzi, evitiamo riguardo le geishe. Non sono quello che pensate voi, sono donne di compagnia, ma con loro non si fa mai. Ecco, sapete cosa intendo. Giusto un attimo per togliere l'ignoranza.
Sì, questo è cattivo, ma che fuma pure il sigaro. Com'è il Jeff? Ma che è il nome giapponese? Questo tizio sembra proprio un pesce fuor d'acqua. Scatterò una foto di questo brutto ceffo per Bentley. Dovrebbe andarsene in giro per una giungla tropicale. Sono sicuro che non fumavano sigari cubani nel Giappone. Sly, ma io so chi è quel tipo. È ricercato dall'Interpol. È uno spietato generale mercenario che ha rovesciato i governi di diversi piccoli paesi. In che guaio ci siamo cacciati, Bentley? Non lo so, ma una cosa è certa. La mia sensazione era giusta. Non siamo gli unici con una macchina del tempo. La sorveglianza è più stretta di... più stretta che altrove. Più che nel tuo database dei pantaloni di Murray? Lascia perdere, Sly, non è il momento di scherzare. Ho controllato e si può accedere soltanto dall'ingresso principale. Non credo ci siano alternative. Il campanello? Molto divertente. No, ti serve un travestimento. Prendi un'armatura da una di quelle guardie. Entreremo così. Ricevuto. Puoi chiamarmi Samurai Sly. No. No! Ma uffi! Cosa? Ah, già è vero che Sly non salutare. Ok, quindi sono questi. Guarda, l'ultima cosa è perdere contro una gru. Mica qua sono le scorie tossiche di quei tizi lì al museo. Il mistero si infittisce. Guarda quello stemma. Hai pur scel. Cosa? Thank you.
Ho fatto un po' schifo, eh? Sì, decisamente. E quella che roba è? Riporta il tesoro al cuore del tempo. Ah, ok, ok, ok. Sì, riprende molto da... Beh, sì, il 2... Diciamo, fra tutti e tre, il 2 è il migliore. No, no, Aspetta, ma sei pur scelta. Grazie. Armatura da samurai. Quello è il pettorale, adesso mancano solo i gambali. Sempre la maschera Kabuki, perfetto. Ecco, così nel mentre recupera anche un po' di vita. Vabbè, quasi quasi. Ah, vestiti stivali a razzo del 3, quelli mi farebbero molto comodo. Ma... Mazza se sbadiglio l'amico bello. Bello mica tanto, si fa per dire, eh. E dai! Scusa, dammi un po' di tregua, amico. Che problemi ha con lo scudo? Ottimo Sly, ora hai l'armatura completa. Sly deve usare l'armatura da samurai per riuscire a mimetizzarsi fra le guardie. Quando la indosserai, ti crederanno uno di loro. Premi il tasto L2 per mettere l'armatura, premilo di nuovo per toglierla e non dimenticare che non potrai utilizzare le tue mosse normali quando sei travestito. Grazie, Ben. Facciamo una prova con la guardia davanti alla porta della prigione. Ma cos'è, dai? Ti sta malissimo. Thank you.
Guarda, se sono così polli da cascarci. Ehi tu, apri la porta. Un po' bacino per essere un comandante. Pietro Baldi. Chi saresti? Io sono il maggiore Maxshot. Maxshot? Mai sentito nominare. Ah, osi forse controbattermi? Giovanotto, faccio la guardia da quando tu eri un piccolo poppante. Aspetta solo che informi il generale. Lui adora le costine di maiale. Aspetti, sono costernato, signore. Non l'ho riconosciuta. La prego, entri pure. Atashi wa Maxshot Oki-sama. Non ho detto niente. Non ho detto niente, eh? No. Sly, è meglio che indossi l'armatura prima che le guardie ti vedano. L'armatura da samurai dovrebbe fare a caso mio. Ho letto di lui nel Tivius Racunus un milione di volte. Ma no, lo stanno prendendo a piedi in faccia e sberle. Ah no, calci in culo e sberle in faccia. Ma no, e pizza in faccia. Ma cos'è? Cos'è una macchina da tortura italiana? Ma cos'è? Eh no, pizza in faccia e calci in culo. Ryoichi, come andiamo? Voi guardie fate battute di pessimo gusto. Ma no, non sono uno di quei bestioni. Sono venuto a liberarti. Mi chiamo Sly. Ah, bene. Anche tu sei un ninja. Fantastico. Per raggiungere la gabbia dovrai attraversare il ponte del drago. Sbrigati. Va bene. Arrivo subito. Non muoverti. Molto divertente. Sly, è meglio che indossi l'armatura prima che le guardie ti vedano. Sì, lo so, Bentley, lo so. Ryoichi ha inventato il salto ninja. È incredibile. Ma sei serio, ma sei serio, gioco? Va bene, se non mi avete visto, ok. Oh, e mo come faccio con questo? Non posso di certo saltare. Si è svegliato proprio quando passavo io. Sì, vabbè, però potresti farmi fare almeno un salto, gioco. E dai, su. No. Guardate che uno potrebbe ridere, ma il solletico può essere una forma di tortura. Dei test e sono sicuro che resiste al fuoco. Quando la indossi dovresti riuscire a camminare tra le fiamme.
Sì, come no? L'armatura è solida, ma di certo non è in grado di fermare un'ascia gigante. Stavo dicendo, ragazzi, guardate che per uno che soffre il solletico è come essere sotto tortura. Ah, che gioie! Che simpatico. E mo devo aspettare che si addormenti. Ecco un altro che subisce la tortura italiana. Dai, dormi. Ci arriverò più tardi. Non ci credo. È una leggenda. Ah, guarda. Detto e fatto, già che ci sono. Yes. Chissà quante ne avrò già mancate. Questa dice 2 su 60. Chissà quante ne avrò già mancate. Per me già 3 o 4. Grazie, Bentley. Hai anche buone notizie? Guardati attorno, Sly. Una delle guardie deve avere la chiave. Visto? Ora si ragiona. Speriamo che non sia quella lì attaccata con le chiappe al muro. Ti prego, fa che non sia quella... Oh, meno male. Passepartout. Chiave per quel... Vabbè. Oh, mannaggia! Capito, ma era un interruttore, ragazzi! Sly, lo scudo è dello stesso materiale dell'armatura. Con quello dovresti uccidere e resistere gli attacchi invocati. Tieni premuto il tasto quadrato per caricare. Poi rilascialo per far rilassare lo scudo.
Il Vellodoro praticamente. Da God of War. Attento ai draghi. Un'ottima tecnica. Grazie. Ah no, arigato gozaimasu. Basta, basta col giapponese. Resisti, Ryoichi. Non resterai prigioniero ancora. Io non ti conosco, ma solo un vero Cooper sarebbe potuto arrivare a questa gabbia. Sì, non volevo spaventarti, ma mi chiamo Sly Cooper. Sono un tuo parente. Vengo dal futuro. Non preoccuparti, i ninja non si spaventano mai. Visto quello che è successo qui ultimamente, io ti credo. Ora sì. Mi dispiacerebbe aprire la gabbia, così forse evitiamo una morte certa. Già, ma certo. Esatto, chiacchiererete più tardi. Dopo aver liberato Ryoichi, siamo tornati al covo. Purtroppo non c'era molto tempo per le riunioni familiari. Dovevamo capire cosa stava succedendo e alla svelta. Ryoichi disse che la causa dei problemi era la tigre che avevamo seguito al villaggio, un tipo chiamato El Pepe. Dopo alcune ricerche, Bentley riuscì a scoprire la scheda dell'Interpol su di lui e la sua fedina penale. Aveva rovesciato i governi di decine di piccoli stati sparsi nel mondo, al servizio del miglior offerente. Era uno spietato mercenario e uno stratega militare. Una volta si era vantato di essere riuscito a rovesciare un governo guidando tre topi ciechi armati di cucchiai di plastica. Secondo la scheda, era svanito misteriosamente poco prima che le autorità riuscissero a prenderlo. Beh, noi lo avevamo trovato e dovevamo farlo fuori. Ci aspettava una battaglia tosta. Decidemmo di cominciare dal ristorante di sushi di Ryoichi.